Arena Suzuki, per Amadeus L'Ultimos Control, Stasera Sfida Maria Corleone. Questa sera surai satu andra in onda l'ultima puntata dello show musicale di Amadeus. Si concluderà oggi, mercoledì 4 ottobre, l'edizione 2023 di Arena Suzuki, Quesano denominata per l'estesa Arena Suzuki dai 60 2000, dato che l'oggetto del programma sono state le canzoni di tutti i decenni compresi, appunto, tra gli anni 60 e gli anni 2000. Sarà una sfida ardua in termini di ascolti per Amadeus, che dovrà fare i conti con l'ultima puntata della fiction Maria Corleone, in onda sulla rete Amiraglia Mediaset, ci avrà la Meglio. Arena Suzuki dai 60 2000, Maria Corleone e tutti gli altri programmi di stasera. Ovviamente l'offerta televisiva della prima serata di oggi vedrà anche altri programmi in onda sui canali secondari della Rai e di Mediaset, ma anche su La 7, TV 8 e 9. Sul secondo canale della Rai verrà trasmesso il telefilm The Reunion, in prima vision, del quale verranno proposti gli episodi 1 e 2, entrambi della durata di circa un'ora ciascuno, sul terzo canale sarà invece La Volta, Come Tutti i Mercoledì. Di un nuovo appuntamento di Cila Hafisto, con Federica Ciarelli ce parlerà, tra gli altri, della scomparsa di Cristina Golinucci, Spazio, su Rete 4, ad una nuova diretta di Fuori dal Coro. Il programma Condotto da Mario Giordano, mentre Italia satu siererà la pellicola Skyscraper, a concludere l'offerta televisiva saranno il film Fagion in Onda sulla 7. X Factor con la terza puntata dedicata alle audizioni in onda su TV 8 e la pellicola Nati Stenci in programma su 9. Kamsono andati gli ascolti di Amadeus Mercoledì Scorso contro la serie TV Maria Corleone. Mercoledì Scorso, 27 settembre, Arena Suzuki, lo ricordiamo, controlla penultima puntata di Maria Corleone ha registrato una media di poco superiore a 2 milioni e mezzo di telespettatori e circa il 15% di share, superando la fiction di Un Soffio. Nel dettaglio, come riportato da TV Blog e dagli altri siti che si sono occupati dei dati auditel del 27 settembre, a seguir lo show musicale di Rai 1 sono stati 2.509.000 telespettatori con uno share del 15,79%, mentre per la serie TV di Canale 5 il pubblico è stato di 2.479.000 telespettatori, media di share del 14,93%. Ricordiamo, infine, che la prima puntata di Arena Suzuki dai 60 2000 è stata trasmessa invece di sabato, il 23 settembre, contro il primo appuntamento della nuova stagione di Tusi Kefales. Solo dalla seconda puntata lo show si è spostato al mercoledì, lasciando la serata del sabato alle puntate speciali di Reazione a Catena con Marco Liorni.